Allora, siamo qui al Wake Lake di Zagarolo, un passo da Roma, e si pratica la disciplina qui del cable wakeboard. Il wakeboard tradizionale nasce tirati da una barca, quindi nasce da una costola dello sci nautico, quindi le discipline classiche. E quindi si usa una tavola tipo uno snowboard, e si viene trascinati dentro la barca e si usa l'onda per fare delle evoluzioni. Nel 1980 circa in Germania nasce il cable wakeboard, invece, che al posto della barca utilizza un cavo che traina degli atleti. Questo fa diventare lo sport molto più abbordabile, perché è molto più economico, molto più aggregante, perché la gente può girare insieme, quindi possono, se viene un gruppo di amici di 10 persone, girate tutti insieme, vi prendete in giro, crescete insieme. Mi chiamo Claudio Pagnini, ho 21 anni, faccio wakeboard da quando ne avevo più o meno 7 e ho cominciato dietro la barca, poi da quando mio papà ha aperto un cable e un impianto come questo, ho cominciato in cable e da lì non ho più smesso. Io mi chiamo Emanuele Pagnini, sono un wakeboarder paralimpico, lo faccio da più di 10 anni, ho vinto 2 campionati del mondo e adesso mi occupo di fare promozione di questa magnifica disciplina e nelle persone con disabilità. Sport è adatto a tutti? Sì, assolutamente sì. Io ho persone con diversi tipi di disabilità, dai paraplegici, tetraplegici, ragazzi che nascono con delle malattie e di tutte le età, perché ho avuto ragazzi dai 7 anni fino a persone anche di 65 e anche oltre. In Germania ci sono 80 centri come questo, in Francia quasi una 60, in Italia siamo solo 7. Dall'apertura di questo centro qui, che comunque è vicino alla capitale ma che serve tutti i Castelli, Monti Prenestini e Zagarolo di base, finalmente c'è un centro al centro Italia e nel Lazio, è l'unico impianto full size del Lazio. A 2 anni dall'apertura stiamo ospitando in questo momento i campionati italiani assoluti, che sono la prima gara a livello nazionale che il Lazio ospita, perché prima non ha potuto proprio per mancanza di impianti. Abbiamo tanti impianti così in Italia, quindi quando ne aprono uno nuovo comunque mi fa sempre piacere, dai, trovarlo, venire a girare, poi perché mi piace fare wake. Si può fare in assoluta sicurezza, bisogna sapere come fare le cose, come affrontarle, quindi con personale specializzato, qualificato. La sicurezza sta sempre al primo aspetto e poi ovviamente vogliamo che i ragazzi si divertano. Faccio gare da sempre, ho preso dei titoli europei, mondiali, poi sono più specializzata nelle gare solo strutture, quindi sono contest e un po' in giro per il mondo. Così. Può dare tanto soprattutto a livello sia fisico, perché poi farlo, diciamo, con continuità ti dà tanta prestanza fisica, e nella nostra condizione la prestanza fisica ti fa la differenza nelle autonomie di tutti i giorni. Quando mi rendo conto di poter fare quello, poi mi trovo davanti a un gradino, dico: ma che me frega, sono gasato, lo faccio. Quindi ha tutta questa bellissima valenza lo sport in generale, il wake paralimpico in particolare.